Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Sono una decina di giorni che non gioco più la carriera e devo dire che mi mancava terribilmente. Siamo tornati anche se sono ancora all'interno di un'altra casa che non è la mia casa, sono ancora in vacanza. Questo però dovrebbe essere uno degli ultimi video, se non l'ultimo. Mi chiederete perché addosso la maglia della Juventus e non quella della Sampdoria? Beh, perché come l'altra volta la maglia della Sampdoria non ce l'ho qui fisicamente. Però questa della Juve mi è stata gentilmente offerta da 80Shirt. Per chi non lo sapesse, 80Shirt è una pagina Facebook con cui ho collaborato tante volte in passato e anche questa volta abbiamo rinnovato questa partnership. Se sei stanco di spendere tantissimi soldi, delle centinaia di euro, per assicurarti la maglia della tua squadra del cuore, passa da 80Shirt e compra una di queste magliette a un prezzo stracciato. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. E sempre in descrizione troverete link a tutti i canali dei Brailless, iscrivetevi dappertutto e anche a tutti i miei social network e seguitemi dappertutto. Dappertutto. Come ogni episodio della carriera che si rispetta, salutiamo l'ultimo like su Instagram. Tra l'altro ho cambiato nome su Instagram, sono passato a luca.toselli, insomma il mio nome punto il mio cognome. L'ultimo like su Instagram è di rubens_101. Ciao Rubens, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Ragazzi, ritroviamo Maurizio Icardi, giochiamo contro la Roma. A livello di classifica non è una partita così importante perché loro sono un po' sotto, però a noi servono assolutamente i tre punti. E i ragazzi sono stanchissimi. Però ragazzi, me la sento e faccio giocare Padoine, ora che torni in gioco. Per adesso vanno in campo questi e poi dovremo cambiare Iesè, Dybala, Cuadrado e anche Regini, ma non ho più difensori. Munir, tocca a te. Tocca a te. Roma-Sampdoria, stadio olimpico, i tre punti più importanti della stagione. No, non è vero, cazzata, però mi servono. Dai ragazzi, facciamo vedere a questi giallorossi come si gioca a calcio. Zukanovic, attenzione, è tornato a titolare, nel titolare delle grandi occasioni, il terzino delle grandi occasioni, il terzino dei grandi gol, come quello con l'Inter. Vuole rifarsi assolutamente. Attenzione perché c'è Munir, ancora lui, prova a spuntare, alla palla che arriva Duncan, prima occasione, importante per noi. All'interno dell'area, dove arriva? Oddio! Era davvero Zukanovic! Ragazzi, Zukanovic ha preso la traversa. Attenzione, palla ancora a Cuadrado. Lo stop, la mette in mezzo. Calcio d'angolo ancora una volta. Che pressing! Aia, un contropiede di Dumbia, fulminio e pericoloso. Sappiamo quanto è bagato a sedu Dumbia. Per fortuna che si appoggia dietro. Padoin tocca il suo primo pallone al ritorno dell'infortunio. Dai Simone. Zukanovic cambia tutto per Duncan. Duncan apre per Padoin. E adesso fai vedere che sei ritornato a pieno regime. Come una volta. Dentro per Cuadrado. Gran pallone il Padoin per Cuadrado. Cuadrado prova ad accelerare. Va sul fondo Cuadrado. Non passa. Attenzione, adesso sì. La palla è ancora lì. Cuadrado con un rimpallo. Rimessa laterale. Attenzione, la palla finisce tra i piedi di Munir. Dentro per Iesè. Carbonero. Ancora lui. Carlos va sul fondo. La mette Carlos. Attenzione, palla dentro per Van Keur. Padoin ancora, dentro per Cuadrado, è saltato il difensore, è saltato il terzino, adesso Cuadrado può scatenarsi, è da solo, Cuadrado taglia verso il centro, Iago Falche, parte da destra Iago Falche, va sul fondo, si ferma, la mette dietro, oddio! Alto, sopra traversa, ci salviamo. Dentro per Carbonero che può scatenarsi. Allarga per Iesè, il nostro capitano, che va sul fondo, la mette. Il colpo di testa che non arriva, la palla però torna tra i piedi di Iesè. Iesè può provare a saltare l'uomo. Il dribbling, Iesè messo giù. Calcio, no! Direttore, rigore netto. Esce Scuppet, falla tua. No, non possiamo prendere gol da qui. Era rigore per noi, il contropiede non possiamo prendere gol. Va in curva da fuori, la palla che rimane lì. In qualche modo ci arriva a loro. No, non riusciamo a metterla fuori. Ok, che cos'è? Fuori gioco. No, ci hanno tagliato. Nainggolan, entra in area il tiro di Nainggolan. Scuffet, grazie. Adesso c'è Munir contro tutti. Munir vede il taglio di Cuadrado, prova a seguirlo. Gran palla di Munir, la retroguardia però attenta. Attenzione, la recupera Carbonero e poi la mette dentro per Munir. Il tiro di Munir deviata a calcio d'angolo. Pericolosissimo Munir. Iesè dalla bandierina, come la sa mettere solo lui. Lì. Zukanovic ancora. Attenzione, il contropiede. Mauro Icardi col 10 di Totti sulle spalle. Addirittura Mauro ancora lì. No, non ci credo, Mauro col 10 nella Roma non ci posso credere. Oddio, è assurdo fuori. Pipita, è il tuo turno. Banker, va sul fondo, la mette, Scuffetta, attenzione, un cross insidiosissimo. Stavo dicendo insipido. C'è Duncan, attenzione, Duncan messo giù, steccato. Regola del vantaggio, possiamo andare con Munir, no, la perde. Attenzione, lancio lungo, a cercare Higuain, che taglia dietro la difesa. Higuain la prova a mettere giù, buona prova della difesa della Roma. La prende però Munir e poi la mette dentro. Attenzione per Odegaard. Va dentro. Higuain. No. La palla è ancora lì. Verde. Arriviamoci. E adesso l'attacco totale si fa sentire. Riparte in contropiede Sanabria. Non lo tiene Silvestre. Sanabria di prepotenza. Entra in area. Sanabria. Il tiro. Scuffet.
Ah dai, 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 dobbiamo lanciare la palla alta, non c'è più tempo. Dobbiamo andare, non lì, dobbiamo andare su. La palla che arriva qui, e poi allarghiamola. Vai, no, è troppo lunga. No, non ci arrivo. E finisce qui la partita 0-0 e non ci arrivo. E mi incazzo, quando succede così mi incazzo. Gli 0-0 non li posso sopportare. Peccato, perché eravamo partiti molto bene. Era una partita che era iniziata con il piede giusto. E qualcuno di voi mi diceva di giocare a leggenda. Ciao. Ecco, questa è una partita difficile. Questa è veramente difficile, perché la Lazio, come ben sapete, è la mia bestia nera. Faccio sempre schifo con la Lazio. L'anno scorso ci costò l'accesso alla Champions League. Invece oggi ci giochiamo contro, e se perdiamo andiamo solamente a +2. Ci possono venire a prendere. Però attenzione, perché il Milan ha perso, quindi il Milan è rimasto indietro, una partita in più, e è a -2 da noi. Però l'Inter ormai sta viaggiando a un rullio di marcia assurdo. Almeno i titolari sono tutti pronti, sono tutti carichi. Io però voglio far giocare Paduin. Attenzione, c'è Dybala, può andare Dybala dentro per Yese. Yese la tiene lì, si appoggia molto bene. Yese ancora dentro a Fernando, che sbaglia il passaggio, però Fernando poi la recupera. Ancora Fernando, vuole chiamare in causa Cuadrado, lo appoggia con la testa. C'è Gnoguri, attenzione, dentro per Dybala, non riesce a tirare. Attenzione, c'è Fernando, recupera un gran pallone, poi serve Higuain, ancora lui, dentro il pallone, perfetto per Dybala. Dybala adesso entra in aria, c'ha sul sinistro, il tiro di Dybala, la palla che arriva lì, Gnoguri, cos'è questa scoreggia? Era porta vuota, cos'è questa scoreggia? La palla che è ancora lì, il cross di prima, a cercare ancora Gnoguri che ci riprova, la palla però arriva a Cuadrado, ancora un'altra chance importantissima per noi. Cuadrado vuole puntare, va verso il centro Cuadrado, si appoggia alla palla che arriva Gnoguri, in qualche modo, Gnoguri dentro, no! Ancora Gnoguri, dentro, si appoggia Higuain, prova il tiro da fuori area. Higuain si appoggia molto bene, così, attenzione, dentro, il Pipita, ancora da fuori, ci prova. Furis tiri troppo poco da fuori e poi fanno schifo. Voglio provare a invertire Dybala e Higuain, perché a Ibra servi tanto. Higuain, vediamo se riesce a sbloccarsi. Parolo, prova a entrare in area Parolo, mamma mia che scatto di Parolo, non lo teniamo. Parolo la stoppa sulla linea di fondo, Parolo ancora lui che danza. Parolo può fare quello che vuole, Parolo infermabile. Che giocata fatto. Attenzione, c'è Higuain che fa il movimento, molto bene, lo trova fra le linee. Dybala, ancora lui, dentro per Higuain. Attenzione, Higuain va in buona posizione, la mette per Dybala al tiro. Oddio! Ha spaccato la porta! Ha tirato fortissimo! Invertendoli! Non cambia il risultato! Higuain la passa e Dybala segna. Guardate! Dybala per Higuain e poi Higuain numero, entra in area per Dybala, il tiro fortissimo sul palo, imprendibile! Da davanti alla porta, Dybala ci porta in vantaggio, il nostro numero 10. Gol alla Lazio, ci godo. Fernando, ultimo uomo, spalla alla porta. Attenzione, c'è Dybala, si appoggia a Higuain. Higuain prova a metterla dentro, non ce la fa. Attenzione, perché c'è Perea che prova a entrare in area, fa spallate, arriva sul fondo. Perea la mette, oddio, un pallonetto pericoloso. Antonio Candreva la mette molto bene. I cross di Candreva sono magici, lo sappiamo. Gli dai, arriva prima. Abbia rischiato, era quasi rigore. Attenzione, palla pericolosa messa dentro, bellissima, ma scuffete, più forte di tutti. Allarga il gioco, attenzione, adesso dentro a cercare l'inserimento di Cuadrado, che può scattare come una scheggia. Attenzione, mamma mia che prateria per Cuadrado, mamma mia, è tutto suo lo spazio. Dentro Cuadrado, accelera, va sul fondo, Cuadrado, prova a metterla, Cuadrado. Calcio d'angolo, Attenzione, Bellerin la stoppa, Bellerin prova il tiro da fuori, sarà ancora calcio d'angolo. E invece no, l'ha toccato uno dei nostri? Davvero? Attenzione, c'è Higuain che può andare dentro da Dybala. Attenzione, adesso Higuain va a riempire l'area di rigore. Dybala, allora prova a servirlo. Dybala, con un numero. Dybala, la mette dietro, proprio per Higuain. Il tiro di Higuain, Marchetti la para. Però si trovano quei due lì. Attenzione, c'è Munir anche, che si unisce alla festa. Munir anche lui, dentro, la palla. No, dovevi darla a Odegaard, va bene Munir, allora vai te, tienila lì. Però, devi tenerla Munir. Non sei entrato bene in partita, eh. La stoppa e poi la lancia lunghissima. Dove c'è il Pipita Higuain nella sua posizione nuova. Attenzione, perché c'è Verde, vede il taglio nuovo, oddio, non ci è arrivato Munir. Daniele Verde adesso deve perdere tempo, poi vede l'inserimento del compagno, prova a servirlo. Ottima idea, complimenti per far ripartire la Lazio. Attenzione, dobbiamo uscire noi, dobbiamo prenderla. Scuffet, tienila lì, fai finire il tempo. Siamo 1-0, è il 90esimo, 2 minuti di recupero, passeranno velocemente. E finisce qui, 1-0, l'importante è portare a casa i 3 punti. Beh, 4 punti con Roma e Lazio non è neanche malissimo, però io ne volevo 6. E adesso ragazzi inizia un trittico di partite veramente difficile, perché c'è andata e ritorno con Napoli in Europa League e anche la Fiorentina. Sempre più difficili. E tra l'altro è un momento delicato, perché il campionato è nel momento clou, nel momento più delicato, fra un po' finirà. Però adesso bisogna veramente metterla quinta e raccogliere più punti possibili. E puntare forte sull'Europa League, perché io voglio alzarla quella coppa. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi metto a mettere un pugno di pollice e iscrivetevi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Vi va molto presto. Ciao ragazzi. Tanto perdere.